La memoria nobile e gloriosa di un corpo scelto antico più di 5 secoli, nato per difendere il pontefice e i suoi palazzi, continua a riflettersi sul volto delle giovani reclute che ogni anno decidono di lasciare il proprio paese ed entrare a far parte della Guardia Svizzera. Al loro servizio, all'addestramento e alla vita di camerata, i Musei Vaticani dedicano la mostra fotografica The Life of a Swiss Guard, a Private View, allestita negli spazi del cortile delle corazze, che fino al 12 giugno svela al pubblico gli aspetti meno conosciuti e più affascinanti dell'esercito più piccolo del mondo. L'obiettivo fotografico di Fabio Mantegna, autore degli scatti, sovrappone alla solennità dei luoghi e delle divise la vitalità di ragazzi appena ventenni. Riesce così a trasparire dal carattere marziale del loro servizio la gioia e l'emozione delle reclute, mentre dai momenti più informali in cui sono ritratte le guardie pontificie emerge comunque quel senso del dovere che da sempre contraddistingue i suoi membri. Con noi Fabio Mantegna, autore del servizio fotografico. Io sono stato con loro mentre facevo le foto e alla fine mi sono ritrovato insieme a loro a spiegargli come si usava la macchina fotografica. E ci siamo divertiti, abbiamo fatto le prove e da lì, perché non facciamo un corso di fotografia? Io sono abituato a fotografare abbastanza in punta di piedi con molta discrezione, forse è stato quello che mi ha dato la possibilità di fare quel passo in più e poter interagire con loro. Fu Giulio II, salito al soglio pontificio nel 1503, a benedire pochi anni dopo la nascita di questo corpo di guardie scelte che durante il sacco di Roma nel 1527 resistette eroicamente agli attacchi degli spagnoli e dei lanzichenecchi, salvando la vita di Papa Clemente VII grazie all'estremo sacrificio di 147 soldati elvetici. Non potevano che essere i Musei Vaticani ad ospitare un simile percorso fotografico. Con noi il suo direttore, Antonio Paolucci. La gente che viene qui potrà avere una visione completa di quella che è la vita quotidiana, il servizio, il lavoro di questi giovani uomini che vengono dalle montagne svizzere, da alcuni cantoni cattolici, Grigioni, eccetera, e capirà chi sono, cosa fanno, perché la Guardia Svizzera è un'attrazione turistica formidabile, no? Non c'è turista che viene a Roma che non voglia fotografare la Guardia Svizzera, o meglio ancora farsi fotografare accanto a lei. Ma che cosa sono veramente le guardie svizzere? Qual è il loro lavoro? Il tipo del loro servizio? Qui lo capiranno. Scatti in bianco e nero e a colori per restituire al pubblico tutta la nobiltà di un corpo scelto che guarda con orgoglio ai suoi 500 anni di storia. Il sergente Urs Breiten Moser, responsabile per la Guardia Svizzera dei rapporti con i media. La Guardia vive dei giovani, vive dei svizzeri e siamo molto felici e contenti che tuttora le guardie, cioè i giovani svizzeri, decidono di diventare guardia svizzera, perché è una vita fatta di sacrificio, una vita fatta di rinunce, però si vince tanto, cioè si guadagna tanto sul piano personale e soprattutto anche sul piano di fede.